alla provincia regionale di Caltanissetta, a Salvatore Alaimo. Come già abbiamo anticipato in diversi comunicati anche attraverso i nostri social network, parleremo del problema delle miniere di sale del nostro territorio, in particolare la miniera di Boscopalo, che è più vicina, insomma, qua a Caltanissetta, Serra di Falco, San Cataldo, e della miniera di Pasquasia, che si trova invece in territorio di Enna. Non so, chi vuole iniziare così, dei due? Iniziamo dall'assessore, Sono che è problemi. stato definito in un recente articolo l'Erin Brockovich di Serra di Falco. Speriamo che non faccia la stessa firma. No, alla fine dico, ha vinto la battaglia questa eroina statunitense, quindi ci vuole introdurre questa problematica. Allora, la problematica parte dal 2009, 2008-2009. In quell'occasione diversi amici mi avevano invitato a vedere se c'era una possibile correlazione tra fattore ambientale e questa recrudescenza di tumori e malattie neoplastiche che si verificavano a Serra di Falco e dintorni, Monteloro, Buonpensiero. Che erano le zone che sono le zone in cui io vivo e esercito. Nell'occasione e in quel periodo era successo che erano deceduti diversi miei amici e parenti colpiti da questi mali. Parlo di tumori al cervello, al colon, malattie alla tiroide, leucemie e quant'altro. Iniziai a fare una ricerca un poco utilizzando le mie amicizie e delle professionalità con cui avevo avuto modo di lavorare e collaborare per altri tipi di per altri motivi. Mi informai, contattai un fisico nucleare, dei geologi, dei biologi. Da quello che è emerso, tutti erano concordi nel dire che questa grande massa di scorie, questo grande, diciamo, discarica a cielo aperto di potassio, nel tempo avrebbe portato sicuramente a delle nefaste conseguenze, nella considerazione che mi spiegavano, perché io non ero del mestiere, che l'isotopo potassio 40, che è abbastanza abbondante rispetto al potassio normale, da rendere le grosse quantità di sali potassici presenti nella discarica mineraria della vecchia miniera dismessa, erano una sorgente percettibile di radiazioni ionizzanti altamente energetiche e penetranti, che si propagavano dal punto di origine a distanza di chilometri, viaggiando nell'aria e radiandosi in tutte le direzioni, in linea retta, costituendo possibile causa di formazione di radicali liberi a livello della membrana cellulare e di mutazioni indotte del DNA e del RNA. E praticamente queste mutazioni portavano a una mutazione delle cellule animali e vegetali che nel tempo portavano alla formazione di proteine anomale alterate. Tali condizioni rappresentavano le possibili cause eziopatologiche delle malattie autoimmuni, sclerosi, artrite reumatoide, tiroide e diverse malattie neurovegetative, morbo di Parkinson, sclerosi latente amiotrofica e morbo di Alzheimer, e delle varie forme tumorali, linfomi, leucemie, eccetera, presente nel nostro territorio. Questa cosa mi fece preoccupare, ci fece tutti preoccupare, tant'è che nel 2011 ho esposto tutte queste considerazioni, tutte queste nostre ricerche alla procura, al prefetto, a tutte le autorità praticamente, alla regione, all'assessorato alla sanità, all'assessorato al territorio, all'industria. Questo portò sì, a
innescarsi tutta una serie di, finalmente, di attenzione da parte della stampa, della RAI, di diverse testate giornalistiche importanti, che ci contattarono, tant'è che anche radio, nel settimanale Radio 3 fu la prima vera grande inchiesta sulla problematica. Subito dopo si interessò alla noce rimoscianza, alla noce, diciamo, molteplice. Intanto avevamo fatto diverse riunioni, grazie al dottore La Rosa specialmente, che è stato la persona che mi è stata molto la più vicina e che si è impegnato notte e giorno a fare delle ricerche e darmi delle notizie che io da solo non sarei mai potuto riuscire ad avere. Anche Radio News si è interessato a questa vicenda e nel marzo del 2012, vennero da me due giornalisti che stavano redigendo un'inchiesta sulle miniere, che loro poi l'hanno definita miniere di Stato. E in quell'occasione mi chiesero di essere accompagnati a vedere questi siti. Tra questi siti c'era una che erano stato oggetto delle nostre segnalazioni, anche un lotto di terreno con una villetta dove nel 1990 un solerte vigile, Visevere Falco, che ora purtroppo è morto da qualche mese, interruppe un traffico di rifiuti ospedalieri nel 1990. State bene attenti. Queste cose noi durante questa visita di questi due giornalisti, Rosario Sardella e Saulo Lecaia, poi vinsero, sono stato uno dei vincitori del premio giornalistico d'inchiesta dedicato a Morrione, trovammo, siccome la villa, quel terreno era privo di recinzione, privo del cancello aperto, il casolare con le porte diverte, in parte aperte, in parte aperte, rotammo tutto intorno a questo fabbricato delle ricevute, delle bolle. Il Saulo Caia, mentre io parlavo con Carbella, tutto un tratto cominciò a gridare: abbiamo fatto bingo, abbiamo fatto bingo. Dico, ma qua siamo. No, guarda che cosa c'è qui dentro. C'era uno sparso sul pavimento, una massa di ricevute, non solo, ma c'era anche una specie di libro mastro che certificava che in quel casolare, dopo il 90, che noi pensavamo che fosse stato interrotto il traffico, continuò fino al 95 dalle ricevute che abbiamo trovato. Subito informammo le autorità, i carabinieri, la DIA, e furono consegnati tutti questi documenti ed è in corso un'inchiesta da parte della magistratura per vedere se ci sono delle responsabilità anche di carattere penale. Ora, il problema ora è duplice. Intanto ormai è accertato che questo traffico di rifiuti si è protratto anche dopo il 90 e non sappiamo fino a quale anno, stante che i pozzi verbali che abbiamo trovato sono stati quantomeno chiusi fino dopo il 2000. E due, Sì, del 2002. Perciò in tutto questo periodo, verosimilmente, qualcuno poteva averci marciato, come si suol dire, anche perché oltre ricevute, bolle d'accompagnamento di materiale che doveva essere al nord, invece le bolle si trovavano qua in questo casolare, abbiamo trovato delle ricevute attestanti di affitti di altri capannoni nella zona. Questo lascia intendere, come dicevo, che questo traffico si è protratto
nel tempo, non sappiamo esattamente fino a quando, ma certamente fino al 2002, che è la data certificata dell'inizio della chiusura della tombatura dei pozzi. E nello stesso tempo abbiamo acquisito anche delle verifiche, degli accertamenti fatti dall'ARPA di Caltanissetta, dall'ARPA sia regionale che quella di Caltanissetta. Da questo documento si evince da un documento del 2006 che non è vero che non avevano riscontrato delle segnalazioni di radiazione, ma però non potevano dire esattamente questa radiazione a chi dovevano essere, potevano essere addebitate, nella considerazione che, leggo esattamente il verbale che loro hanno, loro dicevano che i valori rilevati in prossimità del materiale potassico superiore al conto medio naturale siano verosimilmente attribuibili alla presenza dell'isotopo radioattivo naturale del potassio K40. Poi aggiungevano che in ogni caso i suddetti valori non potevano, si dovevano intendere come puramente indicativi, poiché l'energia caratteristica della radiazione gamma proveniente dal K40, pari a 1,46 MeV, è al di fuori dell'intervallo d'utilizzo dello strumento che ha come limite superiore 1,3 MeV. Lo strumento utilizzato inoltre non permetteva di identificare l'emettitore o gli emettitori della radiazione ionizzante prodotta. Praticamente loro lo hanno accertato la presenza di questa radioattività, però no, non hanno saputo dire esattamente da dove proveniva, dicendo però chiaramente che loro lo attribuivano all'isotopo K40. Successivamente segnalazione alle autorità di cui abbiamo parlato precedentemente, per la sensibilità del dottor Pasqualetto, che è presidente della tavola di regia per lo sviluppo della realtà in territorio di Caltanissetta, venne promossa una riunione alla Camera di Commercio di Caltanissetta. A quella riunione presero parte il presidente Montande, cui va un sentito ringraziamento, l'assessore Giosuè Marino, l'assessore Venturi, il procuratore della Repubblica, Ilari, e tanti altri, il prefetto, se non ricordo male, e tante altre autorità. E si convenne, dai documenti che noi abbiamo prodotto, che il discorso preoccupava alquanto, e si rinviò a una successiva fase di costituzione dei tavoli per vedere esattamente come stavano le cose. E intanto iniziò tutta una serie di accertamento da parte della magistratura per vedere, come dicevo poc'anzi, se c'erano delle responsabilità anche di carattere penale. E allora, noi, io ho contattato, un fisico nucleare, un medico nucleare, un biologo, tutti sono stati concordi, non solo. E adesso vi do un'altra notizia, che siccome noi abbiamo un mio concittadino, sarebbe fatto responsabile del dipartimento dipartimento a Pavia, dove è stato insignito come cittadino emerito. È un ricercatore, il direttore di una branca. L'ho invitato, ho mandato questo documento invitandolo a darmi una risposta se, secondo, anche secondo l'Università di Pavia, ci fosse una correlazione esattamente tra questa montagna e quello che la relazione che avevo avuto già da professionisti, di seri professionisti,
mettevano in correlazione questo isotopo K40 e le malattie che nella zona si erano proliferate in maniera esponenziale. Ora, per darvi un'idea, Sradivalco diceva l'altro giorno che su 23 morte, 14 sono morti per problemi di tumori, SLA che si sconoscevano queste Più della malattie. metà praticamente, Sì, diciamo. più siamo al 60%, si sconoscevano anche nel territorio di Montedoro e il territorio di Bombeziere, cioè nelle zone del vallone praticamente. Dico, il registro dei tumori, i risultati quindi sono Andiamo al registro improcutabili e... dei tumori. Il registro dei tumori, dopo che è iniziata questa nostra veemente campagna, chiamiamolo così, si sono in un certo qual modo svegliati. E subito hanno iniziato a fare convegni, cioè si sono attivati perché doveva essere pronto qualche anno prima, tant'è che adesso quello che hanno pubblicato è fermo fino al 2009. Però io ho rimproverato nelle varie sedi che il registro dei tumori, così per come è stato redatto, aveva delle lacune, secondo me. Le lacune erano queste: tra gli obiettivi di questo progetto c'era di studiare i fenomeni connessi alle cause tumorali, che era la fattispecie che a noi interessava Sì. cioè in via principale. Di questo studio, il registro dei tumori assolutamente non ne fa menzione. Non solo non ne fa menzione, ma da informazioni che abbiamo assunti, questo gruppo di lavoro, presso i medici di famiglia nei vari comuni, cioè, risulta che non sono stati mai contattati da parte di questi signori, di questi incaricati a redigere il registro dei tumori, il che ci fa un po' ritenere che questo registro sia alquanto carente sotto questo punto di vista, perché si è limitato solo a vedere quello che succedeva negli ospedali di Caltanissetta e dintorni. Se teniamo presente che tanta gente diciamo, va direttamente a Milano, in Francia, in Belgio, a curarsi senza passare. Sarebbe stato necessario, indispensabile contattare i medici di famiglia perché loro hanno veramente in mano il metro della Quindi situazione. stiamo dicendo che già se i dati sono abbastanza allarmanti perché la Questo percentuale è abbastanza molto alta, a preoccupante. Perfetto. questo punto forse è sottostimata e dovrebbe essere anche ancora molto Indubbiamente, più alta, quindi il problema è ancora più grave. fuor di dubbio, e i dati che io mi sono permesso, lo sai, perché quando c'è un decesso, i medici per la privacy mettono decesso per problemi cardiorespiratori, Sì. non è che mettono, però nei piccoli paesi lo sappiamo che quello è morto per tumore al pancreas, quello è morto per leucemia, queste cose si sanno perché Diciamo andiamo quasi tutti ai pancreas. funerali. Allora, da queste mie collaborate con qualcuno, sono andato al cimitero, qualche medico, eccetera, eccetera, ho potuto riscontrare che in media negli anni 2010, 2011, 2012 i morti, diciamo che possiamo con una certa sicurezza acclarare che i decessi che ci sono stati superano di gran lunga il 30-40% negli anni passati. Ma adesso però ho notato che più si va negli anni, più aumentano questi casi, perciò indubbiamente qualche problema c'è. Ora io ho invitato diverse persone che in un certo qual modo hanno cercato, non so, coprire quale interesse, lo ripeto, non so per coprire quale interesse, cercato di minimizzare questa problematica, di dirmi in maniera scientifica a me, al mio gruppo di lavoro, quali sono le loro osservazioni su quanto dichiarato, accertato e certificato da questo signore? Perché altrimenti parlano
di aria fritta. Qualche numero lo possiamo dare? Qualche sì, numero adesso ve lo darà il dottore. Qualche numero lo possiamo dare? La Rosa. Allora, io torno a ribadire che adesso non c'è più tempo di perdere, indipendentemente dal problema dell'utilizzo delle miniere, di cui abbiamo traccia in maniera incomputabile, e che ritengo sia difficilissimo andare a scovare adesso dove sono state allocate questi rifiuti, però c'è proprio il problema del potassio, dell'isotopo potassio 40, che urge bonificare tutta la zona. Se qualcuno è in grado di certificare, assumersi la responsabilità che questo isotopo non provoca, non possa essere correlato a queste patologie, ce lo venga a dire. Così noi cercheremo insieme, perché non abbiamo noi preclusione di collaborare con nessuno, perché è un discorso che interessa la generalità, al di fuori di bandiere, coloriture, perché la salute è un discorso che appartiene a tutti, come hanno potuto dire certi giovani di Serra di Falco in contrasto con, purtroppo devo dire, con il sindaco attuale che abbiamo, che ha cercato in tutti i modi di mimetizzare questo problema, contrariamente alla sensibilità dimostrata dai consiglieri comunali e dal sindaco di San Cataldo, il precedente, questo, che hanno partecipato a diversi nostri incontri e che ho saputo che c'è in programma di fare un consiglio comunale monotematico su questo problema, e questo sta a significare che San Cataldo sia sensibile, come a Monteloro, come a Buonpensiero, in altri comuni che si stanno un poco risvegliando da questo torpore, perché evidentemente, avendo notato che in ogni famiglia ci sono due o tre case di queste patologie, allora la cosa comincia a preoccuparsi. Diciamo, se loro ci dimostrano che non c'è una correlazione, vediamo di indirizzare le nostre ricerche su altre possibili inquinanti, come per esempio le antenne, queste che si sono state messe per i telefonini, le discariche di Congiada Martino, le discariche in genere. Vediamo se lo possiamo, ma questo problema deve essere preso, diciamo, il toro per le corna, perché non si può consentire che le nostre popolazioni vengano falcidiate da queste malattie, anche perché abbiamo notato che muoiono di più i giovani, sì, che le persone anziane di queste, perché forse sono abituate, sono state nel tempo. Questo è quello che preoccupa maggiormente. Qualche anno fa, quando mi sono occupato dell'argomento, ho fatto una piccola, insomma, ricerca all'ASL di San Cataldo sul registro proprio delle morti autorizzato dal direttore dell'ASL, e mi sono accorto che effettivamente anche a San Cataldo c'era un'incidenza abbastanza alta. Tra l'altro la dottoressa all'epoca che mi aveva anche autorizzato a San Cataldo mi diceva, come ha detto poco fa l'assessora Laimo, che i medici molto spesso mettono l'ultima causa di morte, quindi arresto cardiaco, però magari prima aveva avuto una malattia regressa dovuto al tumore o a qualche altra forma di malinoplasia. Io volevo puntualizzare qualche numero per quanto riguarda il registro dei tumori. Proprio il 16 febbraio del 2013 il dottore Tumino, che è appunto il direttore del registro tumori di Ragusa, il nostro registro è assieme alla provincia di Ragusa, va bene, in un convegno illustrava appunto i risultati dell'indagine. Il periodo, come diceva il geometra Raimo, si riferisce al triennio 2007-2009. Ebbene, quel periodo noi abbiamo 3.788 nuovi casi di tumori, così distribuiti tra uomini e donne, 2.084 uomini, 1.704 donne.
Naturalmente sono state prese in considerazione alcune neoplasie, in verità cinque tipologie di tumore, escludendo i tumori della pelle. E i dati di incidenza effettivamente sono molto preoccupanti. Mettendo in rapporto i casi accertati con i casi attesi, va bene, viene fuori quello che noi diciamo l'indice di rischio. Questo è stato rapportato alla comunità di Ragusa. Quindi i valori sono effettivamente molto, molto preoccupanti. Intanto i tumori che sono stati presi in considerazione da questo registro sono polmone, prostata, i tumori ematologici, poi il colon retto e la vescica per quanto riguarda gli uomini. Mentre per le donne, mammella, colon retto, anche per le donne i tumori ematologici, il corpo utero e poi la tiroide. Ebbene, considerando in particolare i tumori ematologici, e questo è il dato che ci deve preoccupare, sono stati presi in considerazione i linfomi di Hodgkin, non Hodgkin, delle leucemie e poi i mieloma. Ebbene, è venuto fuori come indice di rischio per quanto riguarda gli uomini, è venuta fuori questa scaletta di percentuale. Gela ha un indice di rischio del 42% rispetto chiaramente a Ragusa, stiamo facendo il confronto con Ragusa. Caltanissetta il 61%, San Cataldo il 63%, e qui poi il dato allarmante, la zona del vallone 108%. Parliamo sempre, come abbiamo detto prima, di dati sottostimati, E peraltro perché dati c'è un sottostimati, sommerso che esatto, e non è questo solo per calcolato. i tumori ematologici. San Cataldo, per esempio, è il primato per quanto riguarda il tumore al polmone. E lì il dato, diciamo, ci sta perché San Cataldo nella sua storia ha avuto quattro aziende che lavoravano nel Amianto. cemento amianto. Quindi, se noi consideriamo il vallone, che non è Gela, cioè non è una cittadina, la zona del vallone non è una zona industrializzata, è chiaro che noi dobbiamo interfacciare questo dato con il territorio e quindi quali possono essere quelle emergenze del territorio che possono innescare questi processi di tumorali. La mente salta subito e ci porta alle zone delle miniere, perché è un discorso un po' vecchio quello Esatto. delle miniere come discarica, eccetera. Però se noi facciamo un po' di mente locale, in verità il discorso delle scorie radioattive non è un discorso che nasce qualche anno fa, è un discorso piuttosto vecchio. Ed è stato tirato fuori per la prima volta da Scozzari, un ex deputato, e trovandosi appunto in America, sente parlare a Washington, sente parlare di Pasquasia. Pasquasia come possibile sito, va bene, ritengo a interesse internazionale per il deposito delle scorie nucleari. È un workshop, siamo luglio, del 15-16 luglio del 1989. E si parla appunto in quel workshop di un interesse particolare e in buona sostanza di underground laboratory, cioè di laboratori sotterranei da utilizzare per vedere appunto se il sito di Pasquasia è idoneo a tenere nascoste, ecco, ma tra virgolette, queste scorie radioattive. L'ENEA si è interessato poi in Esatto, particolare a anche fare qualche le anno prima, no? indagini, esatto, è un po' il discorso che poi viene fuori con le dichiarazioni del pentito Messina nel Esatto. 92 rese a Borsellino e poi ritenute interessanti anche da Vigna. Ebbene, l'ENEA ha fatto sicuramente delle indagini per accertare se il sito Pasquasia era un sito idoneo. Noi sapevamo fino a
po' di tempo fa che le indagini erano state condotte soltanto a una galleria a meno circa 50 metri di profondità. E infatti poi nel 97 la procura è andata giù a vedere se c'erano depositi di radioattivi. Hanno trovato delle centraline, che non hanno capito bene di che cosa si trattasse, molto probabilmente erano appunto gli strumenti lasciati dall'Enea per come dire, valutare la resistenza al calore del deposito argilloso che avvolge appunto il banco salino, quindi dei termofori, ecco, per intenderci. Però da documenti, va bene, che sono stati pubblicati in passato, sono documenti della Comunità Europea e documenti anche delle, quindi sono dei testi ufficiali dell'Enea, a noi risulta che le indagini condotte dall'Enea non si sono limitate solo a livello 50, meno 50, ma ci sono dei testi, per esempio, che accertano che l'Enea ha fatto indagini anche a profondità di meno 170. Addirittura si parla in un altro testo di un'indagine poi interrotta per motivi politici, quindi non sappiamo quali siano questi motivi. E comunque addirittura l'Enea pensa di fare degli esperimenti in pozzi verticali della lunghezza di 200 metri, curando comunque la qualità dei materiali da mettere come tappo, perché in quel caso il contatto con l'atmosfera è diretto con un pozzo verticale. A dire il vero, ne parlerà anche il governatore, l'ex governatore Lombardo, in una interrogazione resa credo nel 2011 al tribunale di un giudice di Vienna, Maria Ingroglia, mi pare che sì. Si chiami, ebbene, e dice che so che di sorgenti radioattive a Pasqua sia alla profondità di 300 metri. Quindi, come vediamo, le profondità stanno cambiando, quindi non è soltanto meno 50, ma ci sono diversi livelli di interesse. Questo è un po' il discorso scientifico, diciamo, che si conosce. È chiaro che ci sono stati degli interessi che io direi che andavano oltre gli interessi della regione siciliana, interessi molto più ampi, e quindi a livello di Stato, che, ma d'altra parte dobbiamo anche dire una cosa, se abbiamo prodotto delle scorie nucleari con le nostre quattro centrali chiuse poi dopo il referendum del 1987, se ben ricordiamo, sì. Referendum che viene fuori a seguito del grande evento Chernobyl, ecco. Ebbene, queste scorie vanno messe da qualche parte. Per un certo periodo noi abbiamo utilizzato anche l'estero, tipo l'Inghilterra, quindi abbiamo esportato scorie messe lì in deposito, diciamo, temporaneo, o addirittura sono stati processati all'estero, ma questi devono certamente rientrare in Italia. Quindi è venuto fuori anche in Italia la necessità di un sito nazionale, ecco, un sito che potesse accogliere tutte queste le scorie prodotte dalle quattro centrali. Ebbene, è stata fatta un'indagine, uno studio dalla SOGIN, una grossa società di ricerche, che peraltro è in compartecipazione con l'Enea, il 60% delle azioni e della SOGIN e il 40% dell'Enea, e la SOGIN ha fatto, diciamo, tutto uno studio sui giacimenti saliferi, perché subito si è individuato come ambiente geologico, va bene, il ideale giacimento salino, perché effettivamente è ideale. Esperimenti già, diciamo, esperienze condotte in altri paesi come in Germania o in altri posti ancora, effettivamente il giacimento salino
si presta per accogliere rifiuti radioattivi senza rilascio verso l'esterno. Però questo studio condotto su tutto il territorio nazionale, precisamente ha interessato 45 giacimenti saliferi, quindi 45 ambienti, di questi 45, 36 erano siciliani. Ebbene, dalle varie fasi, diciamo, di accertamento, la miniera Bosco è stata scartata immediatamente per un esiguo spessore dei terreni di copertura. Infatti, da sondaggi effettuati proprio a Bosco, il giacimento di Cainite è stato trovato anche a meno 37 metri, quindi allora non poteva certamente essere utilizzato a Bosco. Pasquasia supera questa prima fase, però nel primo livello della seconda fase Pasquasia ha uno stop. Perché? Perché, ecco, qui si inquadrano quelle indagini fatte dall'Enea, va bene, perché servivano a valutare la capacità di isolamento del giacimento. Ebbene, le indagini invece hanno detto che Pasquasia non andava bene, proprio per problemi di isolamento. Allora io mi chiedo... Quindi che cosa è successo allora? Allora che cosa è successo? Intanto tutti i siti siciliani sono stati esclusi. Alla fine ne rimane uno solo, ma non in Sicilia, ma nel Metaponto, in Basilicata, Scansano Ionico, l'unico sito idoneo a diventare sito nazionale. Semmai si continua in questa linea, diciamo, perché si potrebbe anche decidere di non utilizzare nessun sito e mettersi d'accordo con qualche nazione estera anche perché le nostre quantità non sono. Penso se qualcuno decide, come può essere uno stato, di trovare un sito nazionale, non lo pubblicizzeranno, si crea il caos. Ma infatti già a Scansano Ionico ci sono stati grossissimi problemi, sì, con la popolazione, perché loro sono venuti a conoscenza dei risultati di queste indagini della Sogin e quindi chiaramente si sono allarmate. Nessuno vuole la spazzatura dietro casa, diciamocelo francamente, a maggior ragione se questa spazzatura è radioattiva. Dottore, un inciso, è una mia riflessione. Queste indagini che hanno portato poi a dire che non c'erano siti idonei, secondo me è stato un sotterfugio per non allarmare la gente. Tanto è vero che nel 2003, al termine di una riunione coordinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, presenti i ministri Altero Matteoli, che era il ministro dell'Ambiente, Antonio Mazzano, Carlo Giovannardi, Giuseppe Pisani e il sottosegretario Gianni Letta, gli esperti del governo avevano indicato Pasquasia come uno dei 20 siti nazionali idonei allo stoccaggio di materiale radioattivo. Cioè questo va all'opposto di quello che l'Enea, sì, la Sogin. Ma diciamo, il dato ufficiale è questo. Quale logica? No, tanto da predisporre, loro hanno predisposto un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, e avevano inserito appunto le nostre miniere per la Sicilia, solo le miniere saline del scelto di Caltanissetta e di Zolfo di Caltanissetta. E concludendo che l'accordo di programma che si doveva fare era finalizzato alla bonifica e al recupero ambientale dei siti extrattivi del comprensorio di miniere saline dismesse la provincia di Caltanissetta e basta, cioè Bosco Palo e quelle di Enna per quanto riguarda Pasquasia, dicendo al fine di superare le criticità ancora insolute dovute alla gravità dell'inquinamento di tipo radioattivo, lo dice il governo, non lo dice Totò Alaimo, Scarandino, La Rosa. Lo dicono loro e questi sono atti ufficiali, perciò tutto questo va nel senso contrario a quanto relazionato poi che non c'erano siti idonei.
se loro si preoccupano. Sì, c'era, diciamo, un interesse alla messa in sicurezza, va bene, di questi siti. Infatti vengono stanziati parecchi milioni di euro per la messa in sicurezza della miniera Trapanella, della miniera Bosco Pasquasia e di altre miniere ancora. Quindi No, diverse miniere solo quelle di zolfo, poi dice, erano della state provincia slacciate. di Allora, qual è la logica che Però poi... noi atteniamoci a quelli che sono intanto i dati ufficiali. I dati ufficiali intanto dicono che i siti non sono idonei. Ebbene, allora dobbiamo Da un chiederci, lato. allora noi dobbiamo chiederci, se i siti non sono idonei, qualsiasi attività condotta maldestramente all'interno di questi due siti, cioè Bosco e Pasquasia, hanno semplicemente creato delle bombe ecologiche. Esatto. Questo è quello che Peggio bisogna. Quindi ancora, peggio è ancora. peggiorativo il discorso. Quindi abbiamo creato delle bombe ecologiche. Naturalmente, se ufficialmente il dato della Sogin è quello, e quindi la Sogin rappresenta oggi lo Stato, va bene, perché è stato commissionato dallo Stato questo studio, allora diciamo che se attività sono state condotte, io dico, non certamente dallo Stato, perché in questo caso sarebbe da criminali, va bene? Quindi se maldestramente sono state utilizzate quindi questi siti, il rischio è notevole. Non abbiamo comunque nessuna certezza per quanto riguarda il materiale radioattivo, sebbene, devo dire, nella conferenza che è stata tenuta appunto il 13 aprile, a Serra di Falco, c'era con noi, tra noi e tra i relatori, anche Regalbutto. Il dottore Regalbutto è il presidente regionale della commissione siti dismessi. Bene, ha fatto una dichiarazione effettivamente allarmante, perché ha detto, lo posso affermare senza paura di essere smentito, queste sono parole appunto di Regalbutto, che quei fantomatici residui radioattivi di Pasquasia sono stati trasferiti a Bosco. Ha detto questo Sì, giorni fa l'AIMO. chiaramente. Quindi questo ci allarma ancora di più. L'ha Ebbene, detto in sede di commissione, l'ha detto abbiamo anche in sede emendato. di commissione. Allora dobbiamo anche chiederci se Regalbuto dice per la seconda volta in maniera ufficiale, perché lo dice davanti a quattro assessori regionali, lo dice davanti Commissione. a esponenti anche dell'Arma La e della magistratura. magistratura, perché non viene denunciato? Perché non viene denunciato? Sta dicendo una cosa estremamente Gravissimo. grave, estremamente grave. Se a questo aggiungiamo poi il discorso dei rifiuti ospedalieri, beh, allora Bosco a quel punto diventa un grossissimo problema. Ma io dico, momento, Bosco, noi parliamo di Bosco, però accanto a Bosco ci sono anche altri ambienti minerari che, a differenza di Bosco, sono anche incustoditi. La Resais ha questo compito, da alcuni anni a questa parte, di custodire fisicamente e presidiata, Bosco, va bene? 24 ore su 24, ma ci sono nell'intorno altri siti, va bene, che non sono assolutamente presidiati e quindi potrebbero anche essere, diciamo, oggetto di interesse per nascondere, ecco, tra virgolette, materiale certamente non Ci anche sono stati perché dei cittadini, pericoloso. dei zolfatai, diciamo, dei minatori della zona da Calmuto, Monteloro, che in questi giorni mi hanno riferito che c'è la miniera cosiddetta e chiamata da Calmuto, Monteloro, che ha tutti i pozzi aperti, Sì, non è sì, stata sì, mai sì, 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 custodita, sì. come non è stata custodita Sincone, la Paforte, tutte queste miniere. Queste Perciò miniere molto spesso sono anche collegate tra di loro no, tra di perché... loro come sotterraneo, no, anche perché parliamo di due livelli di minerali diversi. Nel caso di Bosco parliamo di cainite, quindi di sale associato peraltro al cloruro di sodio, e parliamo di zolfo, e quindi sono già due livelli geologici
geologici differenti, già, ma a livello di gallerie si estendono per chilometri. Sì, questo sicuramente si estendono. Quindi, per arrivano per a toccare diversi territori. Quindi diversi territori. Dovete tenere conto però dobbiamo dire una cosa: l'ingresso in bosco avviene attraverso pozzi verticali. Quindi, ammesso che io vada a buttare del materiale dentro, li posso buttare all'interno di questi pozzi verticali, quindi non dentro gallerie, anche perché non si può entrare con mezzi, va bene, come può essere la miniera di Racalud, o meglio ancora Petralia Realmonte. Ecco che allora la situazione si inquadra in questo modo e il rischio è notevole. Però rispetto alle indagini fatte dall'ARPA, dobbiamo fare qualche precisazione. L'ARPA nel 2006 in verità ha fatto delle misurazioni, perché sollecitato dalla magistratura ci sono state tutta una serie di denunce, che addirittura c'erano denunce da parte di docenti che facevano questa strada, la strada del sale per quanto riguarda Bosco per esempio, no? La strada del sale, e quindi sono arrivati in procura diverse denunce, perché c'era questa preoccupazione, per questo dico è un problema un po' vecchio, va bene. In quella del 2006 ci sono delle riflessioni da fare brevemente. Noi sappiamo che c'è una radioattività naturale nell'aria, va bene, questa statisticamente si aggira intorno allo 0,27 microsievert ora. Ebbene, a Bosco si sono ottenuti dei valori che superano lo 0,27, come diceva giustamente il geometra Laimo. Abbiamo avuto valori dello 0,6, valore dello 0,5, quindi maggiori di 0,27. L'ARPA ha subito, si è premurata a specificare, stiamo attenti, questa incidenza maggiore, diciamo, di radioattività, anche se bassa, la possiamo attribuire al famoso K40, quindi al potassio 40. Allora dobbiamo chiederci una cosa: nello 0,27 naturale, quindi come valore naturale, il potassio incide per lo 0,04. Se noi diamo tutta quell'eccedenza pari al grosso modo a 0,32, la diamo come eccedenza tutto al potassio, ebbene il potassio aumenta dell'850%. Se rimane un valore basso, e quindi diciamo che non dovrebbe provocare nessun danno, basta pensare che so io una radiografia, quando ci sottoponiamo a una radiografia ordinaria, noi abbiamo valore di un millisievert, per esempio, va bene, un attacco 8 millisievert, quindi sono valori già molto, ma molto più alti. Però non è forse opportuno valutare anche i tempi di esposizione? Se noi consideriamo che quella montagna di sale, che contiene certamente anche del potassio come scarto della lavorazione, perché, o meglio ancora, lo scarto prevalentemente è dato dal cloruro di sodio, perché non veniva, chiaramente non serviva, serviva coltivare la cainite e quindi il cloruro di magnesio e potassio. E allora nella lavorazione non tutta la cainite veniva separata, quindi tracce chiaramente di potassio restavano, quindi per una percentuale restava e andava quindi in discarica. Ecco allora la presenza del potassio. Ebbene, se noi consideriamo che questa montagna è lì da 30-40 anni, i tempi di esposizione sono molto lunghi. Stiamo parlando della montagna di sale, sì, che conosce benissimo chi abita vicino a Mussomele, comunque che è andato attraverso quelle zone, che anche caruccia di Cabedersi da lontano sembra un ammasso tutto bianco, ma invece per chi lo sa, insomma, sono scorie, non scorie, sono rifiuti scarti della lavorazione, prevalentemente, dicevo, a parte la componente terrigena, c'è questa componente anche di cloruro di sodio, quindi innocuo, per certi versi.
e poi la percentuale della cainite che andava pure a rifiuto, quindi che non si riusciva a separare completamente dal colore. Perfetto, mi sembra sia quello del sale problema. Che si scioglie. Ecco, un altro problema che quella montagna sta provocando è la salificazione, se vogliamo dire, ecco, dei corsi d'acqua. E la montagna è proprio attaccata al torrente Stincone. Il torrente Stincone è un affluente del Salito, il Salito è il Gallo d'Oro. Gallo d'Oro vuol dire platani, platani vuol dire, significa si arriva a mare. Quindi se questo sale che può anche subire questa trasformazione per via dei raggi cosmici, appunto del discorso del K40, ecco che allora il problema si può allargare. Quindi oltre a un discorso di desertificazione dovuto a un'eccessiva presenza di sale, naturalmente possiamo avere anche problemi più ampi, cioè che il problema che è che investe una regione molto più estesa. Abbiamo visto che c'è un problema abbastanza grave, abbiamo dal registro dei tumori, i dati sono allarmanti, abbiamo parlato dell'ipotesi che le nostre miniere, in special modo quella di Bosco Palo, sia servita come base per insomma, smaltire questo tipo di rifiuti radioattivi. Il problema c'è, le cause, possibilmente è quella, possibilmente si parla della montagnetta insomma, di sale, dei riservanti, dell'amianto, cioè, abbiamo, ecco, sono anche tanti problemi diversi che poi si uniscono. Non parliamo di pascasia. Anche a livello d'amianto dicono che è oltre la soglia di guardia. Sì. Comunque sì, questo è un altro discorso. Per restare in tema sul nostro discorso, dico, abbiamo affrontato il problema, ma quale potrebbe essere la soluzione? Cioè, tutti vorremmo che si trovasse una soluzione, no? Perché la è insopportabile non una può cosa venire del genere. Certamente su ecco, chi deve occuparsi di questa cosa? Una cosa è sicuramente è certa. Intanto una indagine seria, completa, va bene, che possa arrivare a dire non c'è radioattività. Chi la deve fare questa indagine? Beh, qui dovrebbe interessarsi sicuramente la regione siciliana, poi non mancheranno i centri universitari, per esempio, per fare le indagini, visto che i risultati dell'APA in questo momento sono discutibili. L'input deve partire dalla politica, ma questo che stiamo dicendo. Secondo me sì, deve partire dalla politica, quindi un interesse molto più ampio. Va bene, e questa volta, come si suol dire, il toro va preso per le corna. Non possiamo assolutamente di tanto in tanto fare qualche misurazione così, o andare addirittura con qualche strumento poco adeguato. Perché quale tipo di indagini, così magari suggeriamo, se c'è qualche politico all'ascolto, gli suggeriamo la metodologia. Non vogliamo entrare in questo merito, perché altrimenti diventiamo progettisti di un'indagine e non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è stato quello di sollevare il problema, di attenzionare un po' tutti, va bene, alzare il livello di attenzione e di guardia, non mettere la testa sotto la sabbia, questo sicuramente, perché non porta a nulla, visto i risultati del registro tumori e visto quindi questa interfaccia con il territorio. Allora a questo punto noi dobbiamo innanzitutto dimostrare, e questo attraverso delle indagini opportune, dimostrare che non ci sia una relazione con la radioattività. E se non c'è una relazione con la radioattività e finalmente possiamo dire bene, Bosco non ha questi problemi, Pascasia non ha questi problemi, dobbiamo andare a ricercare le cause sempre all'interno del nostro territorio, perché no, non è possibile. Non si tratta di tumori genetici, non c'è una ereditarietà in queste neoplasie, quindi ci deve essere qualcosa che si interfaccia con l'esterno. Infatti, quando il geometra Laimo parlava appunto dell'azione dei raggi X-gamma che possono incidere addirittura sugli acidi nucleici della cellula e quindi sul DNA, sul desossirribonucleico, sull'RNA, il ribonucleico, quindi a questo punto il problema diventa estremamente serio. Perché? Perché è incontrollabile. È incontrollabile e i risultati parlano chiaro.
allora bisogna, ecco, ritornando un po' indietro, bisogna fare delle indagini che possano quantomeno dire che non c'è un livello di radioattività preoccupante, che dia quindi che si può, è tale da giustificare questa interferenza con gli organismi viventi. Che escluda questa causa, esatto. Andiamo a ricercare altre cause. Però intanto la montagna è lì, quindi quello è un problema oggettivo, e l'amianto è lì, i ferri vecchi sono lì, e quindi questi sono problemi sicuramente oggettivi. Il rifiuto ospedaliere, beh, ci sono dimostrazioni, ci sono documenti che attestano che quella zona è stata una zona di grande interesse. Arrivavano non si può discutere. Via mare, via aerea, via ferrovia. Lì sono state riscontrate bollette di tutti i tipi, biglietti aerei, ma la cosa strana, ecco, per esempio, le bolle, parlando appunto di queste bolle, no? Le bolle provengono dai vari presidi ospedalieri della Sicilia. Destinate, no? A Coriano, per esempio. Forlì. No? Coriano è un inceneritore, va bene? Un inceneritore a 3 km, se non vado errato, da Forlì. E allora tutto questo materiale era destinato a Forlì. E ogni bolla nella parte terminale dovrebbe, in effetti c'è lo spazio per mettere il timbro del forno della centrale, addirittura con la firma del capoforno. Ebbene, quella parte è vuota. Quella ci sono le bolle lì senza questa parte. Ci sono tutte le fatture, anche perché il materiale veniva prelevato dai presidi ospedalieri, pagato, è indirizzato a Forlì, ma non è mai arrivato a Forlì. Allora, questo è un dato certo, quantomeno questa documentazione accerta che c'è stato un grosso movimento, però a questo aggiungo persone che hanno visto per parecchie volte, va bene, camioncini fermi in quella villetta, con su scritto rifiuto ospedaliero, o il famoso simboletto della radioattività, quella elica gialla, sì, che mette paura. Ebbene, queste persone hanno visto questi furgoncini lì. Non era quello Coriano. Coriano è a Forlì, non è a Bosco. Io giro la domanda un attimo all'assessore Alaimo, che il geometra Alaimo, io chiamo assessore perché è stato no, ma io in questa veste non mi voglio spogliare il discorso che sono stato assessore. No, però dico, ha masticato un po' di politica, sì, ma rigiro la domanda che dico già. Ero più un tecnico che un politico, sì, perché allora ero stato nominato assessore come uomo di fiducia. Conosce un po' i meccanismi, sì, politici. Dico, già riesce difficile, chiamiamo l'amministrazione o come vogliamo, affrontare problemi reali che conosciamo, che sono, per dire, l'amianto, abbiamo detto, la montagna Tesale, che si trova a Mussomelio. Montagna che pagano del chi passa là la sa che è una cosa enorme. È lunga 600 metri, alta 250 metri. Dico, insomma, possiamo continuare sempre a parlare di questi problemi e mai riuscire a risolverli? Cioè, è una cosa veramente deprimente. Voglio aggiungere un particolare. E quando sono venuti Cardella e Caia per l'indagine su Radio News, loro mi dicevano che avrebbero contattato il responsabile dell'ARPA Sicilia, che ha sede a Catania, il dottore Brancato. E ho detto loro di chiedere al dottore Brancato se c'era la possibilità di fare delle misurazioni più serie, diciamo, chiamiamole così. Il dottore Brancato, potete vedere l'intervista, ha dichiarato che allo Stato non esiste strumentazione e possibilità di fare queste accertamenti. Sì, e questo è quello che preoccupa. Lo ha dichiarato. E c'è un filmato che attesta questo tipo di c'è proprio una volontà che ci fa la volontà del dottore Brancato, direi, non è la volontà. No, l'ha dichiarato, non c'è al momento, sì, la possibilità di fare. Quantomeno non c'è la disponibilità economica. Non c'è l'attrezzatura, perché si dovrebbero fare dei pozzi, eccetera, eccetera. Cioè, lasciate intendere, secondo il mio modesto, quello che c'è.
c'è, cerchiamo di bonificare l'esterno. Per quanto riguarda la bonifica all'esterno, la bonifica dei siti inquinanti si dovrebbe procedere secondo la disposizione del decreto ministeriale 491. Un'ultima battuta a testa per concludere, e poi ci abbiamo alla fine. Dico, tale disposizione impongono al proprietario di un sito nel quale è in corso un processo inquinatorio l'obbligo di intervenire con immediatezza per rimuovere le cause inquinanti. In questo caso la Regione e lo Stato sono in ritardo. Indipendentemente da tutto quello, c'è un problema di inquinamento ambientale quantomeno dovuto alla salinificazione dei territori. E comunque deve essere andato a sgombrare, perché le leggi ci sono, gli strumenti ci sono. No, le leggi ci sono e obbligano. Esatto. E quello che è strano è che da 40 anni, da 30 anni, nessuno si è smosso. Siamo arrivati oggi ad avere paura e essere... Ci voleva proprio per giusto dei tumori per aprire una breccia seria. No, questo merito questo... ce l'ha il registro dei tumori di avere un po' accelerato. Accelerato. Abbiamo io ricordo qualche anno addietro si fece addirittura una conferenza proprio qui a San Cataldo e diversi medici affermarono il rischio tumore nella provincia di Caltanissetta si attesta ai livelli nazionali. Poi loro avevano mano i registri, eh? Loro forse avevano in mano qualcosa. Eppure oggi invece non è proprio così, addirittura noi andiamo al di sopra e per alcuni tumori anche ci attestiamo forse al di sopra dei valori nazionali. Quindi dobbiamo ringraziare, devo dire, il registro tumori per questo aspetto quantomeno, perché ha dato un'accelerazione e quindi questo può veramente portare finalmente a una risoluzione del problema. Andare a togliere, ammesso che ci siano, ecco le scorie, se vogliamo essere molto obiettivi, diventa estremamente difficile per diversi problemi. Intanto alcune, forse meglio, diverse gallerie sono allagate, quindi se il materiale è stato buttato là dentro e c'è pure dell'acqua, il discorso non è per niente semplice. Noi non dobbiamo perdere di vista l'esperienza fatta anche dalla Germania, no? Ad Asse, nella miniera, nella Bassa Sassonia, loro avevano quel sito salifero che risultò idoneo a tutte le indagini che avevano fatto, eccetera. Però dopo aver depositato dentro, credo, un 130.000 fusti di plutonio e altri di cesio 137, è sopraggiunto l'imprevedibile. Sono arrivati circa 60-61 punti di infiltrazione di acqua per un totale di circa 12.000 litri di acqua al giorno e quindi si stanno avendo ora problemi di radiazioni all'esterno. Hanno pensato di andare a rimuovere. Non è semplice, tanto è vero che hanno messo su un progetto di non so quanti milioni di euro, va bene, e richiede questo progetto almeno 20 anni per me. Va bene, abbiamo affrontato questo problema, insomma, abbastanza grave, che ci riguarda un po' tutti. Registro dei tumori, ricordiamolo, le percentuali sono anche sottostimate, l'abbiamo ricordato, per diversi motivi, quindi il dato è ancora più allarmante. Demandiamo a chi di competenza di mettere in campo tutte quelle iniziative per affrontare in maniera adeguata questo problema. Che dire, che Dio ce la mandi buona. Sì, certo. Ringrazio il geometra Alaimo per essere stato qui stamattina con noi per parlarci di questo grosso problema, il geologo Angelo La Rosa. Rinnovo l'appuntamento quindi il prossimo sabato sempre alle 8:15 insieme, avremo sabato 18, già vi posso anticipare che avremo Michele Mancuso, presidente uscente della provincia di Caltanissetta, e poi sabato 25 avremo qui in studio l'onorevole Giancarlo Cancelleri. Bene, che dire, chi vuole riascoltare questa trasmissione la rimanderemo su Radio Amore nei prossimi giorni, e poi chi vuole anche ascoltare e vederci
può sintonizzarsi o collegarsi con internet su YouTube e andare sul canale di Enrico Schirru e lì troverà la trasmissione. Vi ringrazio, un buon proseguimento di giornata con le trasmissioni di Radio Amore. Grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno.